Il mio nome è Geoff Allisi, sono un tenore italiano e un attivista per i diritti umani e universali. Mi rivolgo a tutti gli uomini e le donne di buona volontà e amanti della giustizia affinché firmino la petizione di Action Justice and Peace lanciata da Action Liberté 20 in collaborazione col Congresso Nazionale del Popolo Ivoriano, che chiede la revoca del premio Nobel per la pace a Barack Obama e l'arresto da parte del Tribunale Penale Internazionale del suddetto Obama, della signora Hillary Clinton, di Cameron e di Sarkozy. Costoro sono criminali di guerra e i principali responsabili dell'assalto contro la Libia sovrana, contro la grande Jamahiriya araba, libica, popolare e socialista. Una coalizione di volenterosi assassini, utilizzando le enormi menzogne fabbricate e diffuse appositamente dal Jazeera e dagli altri media sionisti ed embedded, e accampando incredibili motivazioni umanitarie, è piombata sulla giugulare libica e ha bombardato, impestato, distrutto ed invaso un paese progredito ed equo, vero gioiello indipendente fra gli stati arabi e africani. Suoi agenti locali sono i ribelli razzisti e reazionari che infamano il nome dell'Islam, mostri torturatori, omicidi e ladri che la popolazione aborre e che, senza il supporto dei loro padroni stranieri, verrebbero, saranno spazzati via dai patrioti libici. Sia Obama, sia la Clinton, tra l'altro, sono i mandanti del linciaggio e dell'omicidio dell'eroe martire Muammar Gheddafi, ed entrambi se ne sono oscenamente vantati. Il troppo è troppo. Gli stessi delinquenti al potere che hanno aggredito la Costa d'Avorio e la Libia stanno ora preparando nuovi genocidi contro la Siria, contro l'Iran, mentre la persecuzione atroce del popolo palestinese prosegue nel vile silenzio complice del mondo. È ora di rialzare la testa, di dire basta. Il 27 ottobre 2011 ho denunciato al Tribunale Penale di Roma, il mio paese, per la sua partecipazione alla guerra in corso in Libia. Invito i cittadini di tutti gli stati coinvolti, USA, Gran Bretagna, Francia, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Canada, Danimarca, Olanda, Norvegia, Italia, Turchia, Spagna, a fare altrettanto. Svegliamoci dall'incubo, usciamo dalla servitù volontaria, siamo noi la maggioranza. I governanti dell'Occidente predone e la cupola di usurocrati e sfruttatori cui ubbidiscono rappresentano solo se stessi e il passato. Che vadano loro a combattere e a morire. La loro causa non è la nostra. Viva la resistenza della Jamahiriya, Africa libera dai predatori. Viva la giustizia!